Oggi siamo qui con Paolo Ferri, in collegamento con noi da Francoforte. E lo presento brevemente, di formazione un fisico teorico, si laureò a Pavia e poi dal 1984 ha iniziato a lavorare all'ESA, allora, al Centro Europeo di Operazioni Spaziali a Malta. Diciamo, uno dei contributi di Paolo Ferri all'ESA, uno dei suoi primi contributi, è stato, diciamo, di rendere l'ESA indipendente dalla NASA, ovvero di cominciare a produrre, a realizzare vettori per l'esplorazione dello spazio profondo, in particolare con le missioni Rosetta, Venus Express e Baby Colombo. Poi di Rosetta ci racconterà tutto lui, quindi non mi soffermo. Rosetta ha avuto straordinario successo scientifico, oltre che tecnologico, per cui diciamo, i risultati scientifici sono ancora in corso di pubblicazione su prestigiose riviste come Nature, Science e via dicendo. Quindi oggi l'ESA, grazie appunto all'esperienza raccolta e effettuata con Rosetta, opera con sonde scientifiche intorno a Marte e sta preparando missioni interplanetarie come Solar Orbiter, Marte e gli satelliti di Giove. A tutte queste operazioni Paolo Ferri ha dato il suo contributo come capo delle divisioni per l'operazione delle missioni nel Sistema Solare. A questa carica si è aggiunta nel 2013 quella di direttore di Dipartimento per le missioni spaziali robotiche dell'ESA. Poi aggiungo queste cose, lui mi aveva mandato un curriculum con le cose in neretto da citare, queste non sono in neretto ma mi sembra doveroso insomma, ricordarle. Dal 2015 è membro dell'Accademia Internazionale di Astronautica ed è il primo italiano nella Hall of Fame della Federazione Internazionale di Astronautica. Rosetta inoltre è il progetto sono stati Sir Arthur Clarke Award nel 2014 e la Gold Medal for Team Achievement nel 2014 della Società Aeronautica Reale e di un altro premio dell'Accademia Internazionale di Astronautica. Come vedrete stasera, Paolo Ferri si è anche dedicato alla divulgazione e recentemente ha pubblicato dalla Terza Il cacciatore di comete. E infine, va detto, insomma, ha collaborato e collabora all'addestramento e all'aggiornamento di ingegneri per operazioni di sistema e responsabili di progetto presso l'ESA e anche presso agenzie spaziali nazionali e dell'industria aerospaziale. A questo punto gli do la parola. Bene, grazie mille, buonasera a tutti, grazie per l'introduzione. Per la presentazione di stasera io ovviamente ho immagini e video che spero che stiate vedendo in questo momento. La presentazione si occupa di questa missione Rosetta, che è una missione veramente straordinaria, una missione unica, la prima missione che è andata non solo ad incontrare una cometa, ce ne erano state altre, ma ci è arrivata e ha fatto quello che si chiama un rendezvous con una cometa, quindi ci è rimasta vicino. È stata la prima nella storia, fino ad ora ancora l'unica. E come vedrete, è una storia che si svolge nel tempo e nello spazio su dimensioni piuttosto considerevoli. E prima di cominciare, direi, devo vedere qui, ecco. Devo dire due cose sulle comete. Le così ha sempre, nella storia dell'umanità, gli esseri umani hanno visto cos'era una cometa senza capire per millenni che cosa fosse. Se apparivano questi fenomeni strani nel cielo e già dagli antichi astronomi che riuscivano a prevedere i movimenti dei pianeti, del Sole, della Luna, anche magari senza capirne bene il meccanismo, però prevedevano questi movimenti.
Invece le comete erano totalmente imprevedibili, tanto più che per 2000 anni si è pensato che fossero dei fenomeni meteorologici, dai tempi di Aristotele fino alla scienza moderna. Quindi che avvenissero nel cielo atmosferico, non nel cielo astronomico. Questi strani oggetti venivano interpretati come messaggeri tipicamente di sventura, era qualcosa che appariva nel cielo, restava per qualche settimana, qualche mese e poi spariva, totalmente imprevedibile. E in effetti, praticamente le comete possono portare sventura sulla Terra. Questo è un esempio di un cratere molto grande che c'è in Arizona, comete ed asteroidi, ma in particolare le comete, data la loro enorme velocità, possono essere totalmente distruttivi se colpiscono la Terra. Lo hanno fatto nel passato, lo faranno ancora nel futuro. E, per esempio, uno di questi oggetti si pensa che abbia contribuito alla scomparsa dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Quindi, da un certo punto di vista, se noi siamo qui a parlare di comete, con la scomparsa dei dinosauri si sono sviluppati i mammiferi. E forse grazie ad una di queste comete nel passato. Quindi sono oggetti non solo interessanti dal punto di vista scientifico, ma hanno molto legame anche con lo sviluppo della Terra e della vita sulla Terra. Al giorno d'oggi, anche con i più potenti telescopi da Terra, questa è una foto molto bella fatta 20 anni fa, un po' più di 20 anni fa, della cometa Hale-Bopp, non so se qualcuno di voi se la ricorda, ma era una cometa straordinaria che si vedeva ad occhio nudo nel cielo e sembrava proprio una cometa da manuale, no? Cioè proprio con la sua coda, ed è rimasta per varie settimane. Però io muovo il cursore per indicare quello che è veramente una cometa, quindi quello che è la sorgente di questa lunghissima coda, una coda di ioni, quindi carica che va nella direzione del campo magnetico solare, e una coda di polvere che lunga milioni di chilometri. Quello che crea questa coda non lo si può vedere anche con i più potenti telescopi. Quello che si pensa oggi delle comete è che siano i resti della formazione del sistema solare. Quindi, detto, il sistema solare si è creato da una specie di nube di polveri 4 miliardi e mezzo d'anni fa. All'interno, per collasso gravitazionale, il Sole si è acceso, ha iniziato a funzionare come fornace nucleare, e nella polvere poi, anche lì collasso gravitazionale, si sono creati i pianeti, che hanno spazzato un po' di questa polvere, però alla fine della formazione dei pianeti sono rimasti dei detriti nel sistema solare, sono stati spazzati ai margini del sistema solare, e questi detriti sono i nuclei delle comete, sono oggetti di varie dimensioni, tipicamente di qualche chilometro di dimensione, quindi grande come una montagna, che a volte cadono verso il Sole. Quando cadono verso il Sole, noi cominciamo a vederli quando il Sole le riscalda, e questi sono oggetti che a quelle distanze sono molto freddi, ma quando li riscaldano cominciano ad emettere appunto i gas e le polveri che ci permettono di vederli. Per vedere però come è fatto il nucleo di una cometa, l'unico modo è andare a visitarlo con una sonda spaziale. E in effetti, ormai 35 anni fa, negli anni 80, la sonda Giotto dell'ESA è stata la prima che è andata, insieme ad una flotta di altre sonde, tra l'altro giapponesi e russe, è andata a incontrare per la prima volta il nucleo di una cometa. Tra l'altro, il nucleo della cometa più importante, più rappresentativa, la cometa di Halley, che diciamo è la cometa scoperta dall'astronomo Edmond Halley, che ha finalmente fatto capire che cosa fossero le comete un paio di secoli fa. Il volo di Giotto però era semplicemente un sorvolo, nel senso che si è mandata la sonda nel modo più semplice possibile a intercettare l'orbita del nucleo della cometa, e questo che vedete in questo filmato sono le foto nella polvere che circondava la cometa che Giotto ha fatto. Vedete il nucleo, questa specie di arachide nera lunga 15 chilometri, e tanto per dire quanto allora non si sapesse cosa fosse una cometa, la telecamera di Giotto era stata programmata per cercare qualcosa di molto luminoso, di brillante. Si pensava che fosse
una cosa bianchissima. In realtà la telecamera ha seguito uno dei getti di gas, ma il nucleo è nerissimo. Si è scoperto allora che le comete sono estremamente scure, riflettono pochissimo della luce solare, perché sono fatte principalmente di acqua, ma anche di materiali composti di carbonio. Ecco, faccio vedere qui un diagramma dell'incontro tra la sonda Giotto e la cometa di Halley per far vedere cos'è un sorvolo. La sonda è stata lanciata dall'orbita della Terra, ha seguito quest'orbita eliocentrica, cioè un'orbita intorno al Sole, e ha incrociato l'orbita di Halley che invece veniva nell'altra direzione. Queste si sono incontrate, ma l'incontro è durato pochissimo perché la velocità relativa di questo incontro era di addirittura 68 km al secondo. Quindi quelle foto che avete visto e le poche misure che sono state fatte, praticamente hanno avuto una durata di minuti, ore, ma dopodiché la missione è finita. Dopo questa missione, già in quegli anni, si è pensato di fare il prossimo passo. Il prossimo passo, prima che venisse fatto, ci sono state altre missioni della NASA che hanno fatto sorvoli simili, ma erano tutti sorvoli che hanno fotografato nuclei di altre comete che sono durate queste pochissimo tempo, perché appunto si andava ad incrociare la traiettoria, ma non si restava nelle vicinanze della cometa. Il passo successivo era quello di Rosetta, una missione che arrivasse a incontrare una cometa, ma con abbastanza energia orbitale da poter restare nelle vicinanze, praticamente volare in formazione come due aerei che volano uno a fianco all'altro insieme al nucleo della cometa per un periodo lungo e quindi studiarlo a lungo. La missione progettata era per un lancio nel 2003, 9 anni di viaggio, un viaggio di 6 miliardi di chilometri. E, per arrivare a distanze anche molto elevate dal Sole, 800 milioni di chilometri dal Sole, 1 miliardo di chilometri dalla Terra, e fare quello che appunto si chiama un rendezvous nel gergo spaziale. Un rendezvous vuol dire arrivare sulla stessa orbita e con la stessa energia dell'oggetto che si vuole incontrare. Quindi si rimane a fianco e si può studiarlo a lungo. E visto che si faceva il rendezvous, ovviamente abbiamo pensato di anche portarci una specie di piccolo modulo di atterraggio da sganciare e fare atterrare addirittura sulla superficie di questo nucleo. Qui vedete, appunto, verso la fine degli anni 90 l'industria europea si è messa a costruire questa sonda. Questa è la sonda Rosetta, non è tanto spettacolare, la vedete senza pannelli solari qui, è uno scatolone di 3 metri per 2 per 2 e qui nella parte posteriore, quella che durante il volo è sempre rimasta al buio, c'era montato il nostro modulo di atterraggio. File è stato chiamato, un affare grosso come una lavatrice, più o meno del peso di 100 kg sulla Terra. Poi sulla cometa, dove praticamente c'è una gravità quasi nulla, pesa 1 grammo. Però questo era il nostro modulo che volevamo sganciare sulla superficie. Dato che raggiungevamo queste enormi distanze dal Sole, abbiamo dovuto dotare la nostra sonda di pannelli solari molto grandi. Questi erano i più grandi pannelli solari mai costruiti allora in Europa, 64 metri quadri. Quando sono estesi, con le due ali di pannelli solari, sono lunghe 32 metri. E, come vedrete poi più avanti, ciò nonostante, le distanze che abbiamo raggiunto comunque non bastavano questi pannelli solari a tenerci attivi per tutto il viaggio. Abbiamo dovuto escogitare dei sistemi per poter sopravvivere. A terra, e questo fa parte appunto del nostro lavoro, bisogna costruire quello che si chiama un segmento di terra, quindi un centro di controllo, delle antenne. Tra l'altro, quando Rosetta è partita, l'ESA non aveva, non solo non aveva l'esperienza interplanetaria, ma non aveva neanche le antenne, e quindi è stata costruita apposta un'antenna di 35 metri, che vedete qui in alto a sinistra, in Australia. È stata la prima antenna per lo spazio profondo dell'ESA. Però la missione era in cooperazione con la NASA, quindi la NASA, in cambio del passaggio che abbiamo dato noi ad alcuni strumenti scientifici americani, ci supportavano con le loro grandi antenne per lo spazio profondo, ne hanno tre da 70 metri addirittura. 5 settimane prima del lancio, il 13 gennaio 2003 era il lancio, l'11 dicembre del 2002
un razzo Ariane 5, che era quello che doveva, non quello che doveva portarci in orbita, ma uno equivalente al nostro, è esploso. E, in questi casi ovviamente bisogna, prima di fare un prossimo lancio con lo stesso tipo di vettore, bisogna cercare di capire perché. E 5 settimane erano molto brevi. Tant'è vero che una settimana prima del lancio previsto, il 6 gennaio del 2003, il management dell'ESA ha deciso di non rischiare. Non si capiva ancora perché Ariane era esploso e Rosetta era una missione troppo importante per rischiarla sul prossimo volo. Quindi noi ci siamo trovati a una settimana dal lancio, dopo 8 anni di preparazione, che non abbiamo perso l'appuntamento con la nostra cometa, che allora si chiamava Virtanen. Quando si lancia verso una cometa o anche verso un pianeta, c'è una certa finestra di lancio, non si può lanciare in qualsiasi momento, bisogna, siccome tutto si muove nel sistema solare, bisogna trovare il momento giusto. E il momento giusto per Virtanen era il 13 gennaio 2003, entro una finestra di circa 3 settimane. Non siamo riusciti ovviamente a lanciare in quelle 3 settimane e abbiamo perso l'appuntamento. Questo è stato un momento drammatico perché in pochissimo tempo la sonda era pronta, era già piena di carburante, non potevamo tenerla lì a lungo. In pochissimo tempo noi del centro di controllo abbiamo dovuto cercare un'altra cometa e doveva essere una cometa che non solo assomigliasse a Virtanen, ma anche volasse su un'orbita abbastanza simile, perché la sonda era stata costruita per Virtanen. Avevamo una mezza dozzina di candidati e per fortuna nel giro di un paio di mesi uno di questi è sopravvissuto, tutti gli altri li abbiamo scartati per vari motivi e questo candidato era abbastanza simile a Virtanen, un po' più grosso, abbiamo dovuto modificare qualcosa. Il viaggio per arrivarci è durato un anno in più e siamo partiti un anno dopo. Il candidato si chiamava Churyumov-Gerasimenko, quindi un altro, se vogliamo, un altro svantaggio era che Virtanen era molto più facile da pronunciare, però con gli anni ci siamo abituati a pronunciare anche questo nome. E qui vedete le foto a destra delle lastre della scoperta di Churyumov-Gerasimenko negli anni 60 da due astronomi ucraini che appunto hanno dato il nome alla cometa. E a sinistra un'osservazione del 2003 di questa cometa. Quindi ci siamo preparati per questo nuovo volo e la nuova missione lanciava circa un anno dopo, alla fine è stata lanciata il 2 marzo del 2004. Il viaggio, come dicevo, è durato un anno in più, un po' più lungo, 7 miliardi di chilometri, però per il resto era abbastanza simile alla traiettoria originale. Il rendezvous con la cometa, l'arrivo al nostro obiettivo, era previsto per l'agosto 2014 e pochi mesi dopo avremmo dovuto atterrare nel novembre del 2014. Qui vedete le immagini del lancio. Questo è il vettore Ariane 5, il 2 marzo del 2004. È un affare di 600 tonnellate, pieno di propellente, alto 64 metri, uno dei razzi più potenti che esistano. E faccio vedere queste immagini per dare idea dell'incredibile energia che serve a lanciare una sonda, a farla staccare dalla forza di gravità della Terra, lasciare la Terra, entrare nello spazio interplanetario. Però questa energia non è sufficiente per raggiungere la velocità, quindi l'energia orbitale della cometa. Quindi abbiamo dovuto usare dei trucchi, che sono trucchi abbastanza comuni nel volo interplanetario, che si chiamano fionde gravitazionali o swing by. Vedete in bianco la traiettoria di Rosetta, che dopo un anno siamo tornati verso la Terra e abbiamo usato la forza di gravità della Terra per accelerare la nostra sonda. In realtà quello che facciamo, portiamo via un pochettino di energia orbitale alla Terra e la diamo alla sonda. Il viaggio è proseguito, per questo ci sono voluti 10 anni. Abbiamo usato Marte, che avete visto qui l'incontro nel 2007, per ricadere verso la Terra, e nel 2007 eravamo ancora lì e la Terra ci ha dato una nuova spinta. Vedete che la traiettoria diventa sempre più larga, quindi ci allontaniamo sempre di più dal Sole. Qui si vede la cometa che passa, ma in questo momento non ci interessa, noi dobbiamo avere la stessa velocità. Nel 2009 abbiamo incontrato per la terza volta la Terra e ci ha dato la spinta finale. A questo punto eravamo più veloci della cometa e potevamo inseguirla e raggiungerla, ma ci voleva ancora molto tempo. Qui eravamo ovviamente molto lontani dal Sole
E a un certo punto i nostri pannelli solari non bastavano più per l'energia elettrica che ci serviva, abbiamo dovuto spegnere la sonda per 2 anni e mezzo, si chiama ibernazione. 2 anni e mezzo, la sonda era quasi completamente spenta, noi senza contatto l'abbiamo lasciata lì nello spazio gelido a distanze di 1 miliardo di chilometri dalla Terra, finché nel 2014 l'abbiamo riaccesa e a quel punto eravamo arrivati, o quasi. Giusto per far vedere che l'abbiamo fatto questo viaggio, vi mostro un paio di foto. Qui, quando siamo passati da Marte nel febbraio 2007, a sinistra una foto del pianeta fatta mentre ci avvicinavamo, eravamo a circa 250.000 km di distanza. A destra una foto molto interessante perché è fatta dal nostro lander File, che se vi ricordate era montato sulla parte oscura, la parte posteriore della sonda, e File ha fatto una foto della superficie di Marte, ma si vede anche parte della nostra sonda, si vede la parte posteriore del pannello solare e il corpo della sonda. Quindi quello che oggi, allora non lo sapevamo, oggi lo chiameremo un selfie. La superficie di Marte è circa 1.000 km sotto. Un'altra cosa interessante, abbiamo attraversato 2 volte la cintura degli asteroidi, che è una fascia piena di asteroidi di varie dimensioni che orbita tra Marte e Giove, e in questi passaggi abbiamo fatto anche osservazioni scientifiche di 2 di questi asteroidi. Questo è il secondo, si chiama Lutezia, allora era il più grande asteroide mai visitato, circa 180 km nella sua dimensione più grande. Ci siamo passati a circa 3.000 km di distanza. Durante appunto questo lungo viaggio, questi 10 anni per arrivare alla cometa, c'è stato il momento dell'ibernazione, quindi quando abbiamo dovuto spegnere la sonda. Qui vedete a destra in questo disegno c'è il Sole, l'orbita terrestre, l'orbita di Rosetta, che a un certo punto si allontanava talmente dal Sole da raggiungere distanze più o meno in questo periodo, in questo arco, per cui i nostri pannelli solari non davano abbastanza energia alla sonda. Abbiamo spento tutto, questi sono gli ultimi segnali che abbiamo ricevuto, l'abbiamo messa in rotazione, abbiamo acceso 4 orologi, 4 sveglie, per essere sicuri che funzionassero e che riaccendessero la sonda al momento giusto, e abbiamo atteso, questo era l'8 giugno del 2011, e la sveglia era puntata per il 20 gennaio del 2014, 2 anni e mezzo. In questo periodo non abbiamo ovviamente oziato, abbiamo aggiornato i nostri sistemi di terra, un nuovo centro di controllo, abbiamo costruito 2 antenne nuove in modo che avevamo una copertura globale della sfera celeste, avevamo quindi un'antenna in Australia, una in Argentina e una in Spagna. E abbiamo anche preparato il centro di analisi dati scientifico in Spagna. Abbiamo poi addestrato il nostro team per la fase finale e poi è arrivato il momento del risveglio. Queste sono foto fatte il 20 gennaio del 2014, ci siamo nella sala controllo principale semplicemente in attesa che il segnale arrivi. Avevamo previsto una finestra di 1 ora, quindi tra le 18.30 e le 19.30 di quella sera. E niente, questa è una foto fatta alle 18.30 all'inizio della finestra. Verso le 19 il segnale non era ancora arrivato, qui vedete già un po' la preoccupazione, la tensione che cresceva. Questa è una foto fatta 10 minuti dopo, non sono atteggiamenti, sono foto fatte veramente. In questo momento eravamo quasi disperati. Finalmente alle 19.17 è arrivato il segnale. Qui vedete semplicemente questo piccolo picco nel segnale radio di 2 stazioni, tra l'altro erano 2 stazioni della NASA, una in Australia e una in California, ci indicava che Rosetta stava mandando un segnale radio. Rosetta non solo era attiva, ma aveva fatto un sacco di cose per mandarci questo segnale radio, aveva fermato la rotazione, quindi aveva acceso i suoi piccoli propulsori, aveva ruotato l'antenna nella direzione giusta, aveva acceso i sensori di stelle per trovare questa direzione giusta, aveva acceso il trasmettitore. Insomma, questo piccolo segnale ci diceva che Rosetta non solo era lì, ma era almeno il 90% a bordo, funzionava perfettamente. Quindi immaginate la gioia di quei momenti. È stato sicuramente il momento più
più importante e più emozionante della missione. Però a questo punto il lavoro cominciava ed iniziava il lavoro davvero pionieristico. Nessuno mai prima si era avvicinato ad una cometa. E addirittura 2 mesi dopo, per la prima volta, siamo riusciti a fare una foto della cometa fatta da bordo di Rosetta, usando i nostri telescopi, le nostre telecamere. Eravamo ancora a 5 milioni di distanza dalla cometa, di chilometri di distanza dalla cometa, e qui vedete in questo cerchiolino blu, riconoscerete sicuramente la cometa. Io in realtà non la riconoscevo, ce l'hanno detto i nostri scienziati che era quella. Però era molto importante questa foto, perché abbiamo a questo punto cominciato a dirigere la sonda, a correggere gli ultimi errori di traiettoria, e abbiamo potuto fare l'avvicinamento molto lento che ci serviva fino all'agosto dello stesso anno. E abbiamo dovuto aspettare addirittura metà luglio, quindi 3 settimane prima dell'arrivo, prima di poter vedere la cometa non più come un puntino, ma come un oggetto esteso. E queste prime immagini, qui la rotazione è accelerata, in realtà ci mette 12 ore, quasi esattamente 12 ore a fare un'intera rotazione su se stessa, queste immagini ci hanno spaventato, perché ci siamo resi conto che non era questa, il nucleo non era un oggetto così un po' arrotondato, abbastanza semplice da entrare in orbita e da descrivere, ma era un oggetto molto complesso, addirittura 2 lobi. In questo momento, il 14 luglio, non sapevamo neanche se i 2 lobi erano veramente attaccati o se erano magari in orbita uno attorno all'altro. Quindi il problema di entrare in orbita intorno a questo corpo totalmente sconosciuto era sicuramente molto complesso da affrontare. Queste sono le ultime foto fatte nei giorni dal 1 al 6 agosto, quando siamo arrivati alla cometa. Arrivati vuol dire che ci siamo avvicinati lentamente, ricordate sempre l'immagine di 2 aerei in formazione, e ci siamo fermati a 100 km di distanza. Anche lì fermati, per modo di dire, fermati relativamente al nucleo, ma in realtà noi con il nucleo orbitavamo attorno al Sole a velocità molto più elevate, a 35 km al secondo. Fermandoci a 100 km di distanza, dovevamo a questo punto, prima di poter entrare in orbita questo oggetto totalmente sconosciuto, dovevamo caratterizzarlo, quindi capirne la massa, capirne la forma, il potenziale gravitazionale. E intanto abbiamo fatto queste foto straordinarie, i nostri scienziati non stavano più nella pelle a vedere questo oggetto così complesso, anche così butterato, non solo di crateri, ma di malformazioni stranissime della superficie, totalmente inatteso. Vedete qui, oggi sappiamo, perlomeno i nostri scienziati sono convinti, che siano stati veramente 2 lobi, due oggetti separati che un giorno nel passato si sono saldati l'uno con l'altro. E per non farvi protestare che facciamo vedere solo foto in bianco e nero, vi faccio vedere anche una foto a colori. Ecco, questa è una foto a colori del nucleo. In realtà il nucleo è nero, come dicevo prima, quindi addirittura le formazioni che vedete sulla superficie le vediamo perché il contrasto delle foto è stato stiracchiato. Le comete sono nere, e per darvi un'idea faccio vedere delle foto paragonando ad altri oggetti del sistema solare. Enceladus, che è una luna di Saturno, riflette tutta la luce solare, quindi ha quello che si chiama un albedo di 1. La Terra riflette il 30% della luce solare, quindi albedo 0,3. La Luna, nonostante voi la vedete così brillante nel cielo, riflette solo il 12% della luce solare. Una cometa riflette, nel caso di Rosetta, la sua cometa riflette il 6%. Vedete, non so se riuscite a vedere la foto di questa cometa, si confonde quasi con il nero del sottofondo. Per dare un'idea delle dimensioni, questa è una foto del Monte Bianco presa da 100 km di distanza, e questo in scala è il nucleo della cometa. Quindi, come dicevo prima, più o meno alle dimensioni di una montagna. Nella direzione più lunga, diciamo da qui a qui, era circa 4 km. Cosa abbiamo fatto all'inizio, tra agosto e settembre? Abbiamo percorso queste strane traiettorie triangolari, le chiamavamo piramidali, prima a 100 km di distanza, poi a 50 km di distanza dal nucleo, per poter misurare
la debolissima forza di gravità del nucleo che deviava, che perturbava leggermente la nostra traiettoria. Grazie a queste misure abbiamo potuto determinare la massa del nucleo, che era circa 13 miliardi di tonnellate, e una volta determinata la massa abbiamo potuto osare entrare in orbite quasi circolari. Quindi ci siamo avvicinati prima in orbite circolari a 30 km di distanza, cambiando anche l'inclinazione. Questo lo si può fare semplicemente con delle piccole manovre usando il propulsore di bordo, perché appunto la forza di gravità è così debole. Intorno a un pianeta questo sarebbe impensabile, richiederebbe una quantità di energia enorme. Poi siamo scesi a orbite di 20 km, poi 20 per 10, infine verso ottobre eravamo su orbite a distanza dal centro del nucleo di 10 km. Questo ci serviva perché volevamo non solo modellare il nucleo, tutte le forze che esercitava sulla nostra cometa, ma volevamo anche farne una mappa e decidere dove fare atterrare il nostro modulo atterraggio. Questa è stata la fase più difficile di tutta la missione. Nessuno mai aveva volato attorno al nucleo di una cometa e noi abbiamo dovuto volarvi allo stesso tempo cercando di caratterizzarlo. Era come volare mentre imparavamo a volare. Ed è un volo molto diverso dallo spazio interplanetario, dove di solito non c'è perturbazione, non ci sono forze, c'è soltanto la forza di gravità del Sole o di un pianeta. Qui invece tutte le forze erano perturbative e andavano modellate. Abbiamo dovuto anche navigare in modo diverso, quindi non potevamo più basarci solo sui segnali radio della sonda, ma dovevamo fare, una volta stabilita la massa della cometa, dovevamo fare un modello della superficie, stabilire dei punti di riferimento sulla superficie e poi, utilizzando le foto che facevamo della superficie e facendo delle triangolazioni tra due foto successive di dove erano posizionati questi punti di riferimento, abbiamo potuto fare quella che chiamiamo navigazione ottica e integrare con questi dati la navigazione radio che ci serviva durante il volo normale. Più avanti abbiamo addirittura sviluppato degli algoritmi che riconoscevano loro i punti di riferimento sulla superficie, quindi ci aiutavano. Ma nelle prime settimane c'erano 30 persone, 24 ore su 24, che guardavano le foto, misuravano e tenevano la sonda sulla traiettoria giusta usando questo metodo. Anche questo totalmente pionieristico, mai fatto prima da nessuno. Nel frattempo gli scienziati sceglievano il punto di atterraggio, anche questo molto complesso. Volevamo una buona illuminazione, volevamo una superficie il più possibile piatta, che non esisteva tra l'altro, volevamo anche la direzione della gravità, pur essendo debole, la direzione della gravità era importante, perché altrimenti avrebbe fatto ribaltare il nostro modulo d'atterraggio. Quindi la scelta di atterraggio è stato un processo molto complesso. Alla fine ha vinto questo candidato, che era questa zona di circa un chilometro di raggio sulla testa della cometa, un chilometro di diametro in realtà. E dico di chi ha questo cerchio, o questa zona qua che vedete qui allargata, era tutto, noi avevamo la stessa probabilità di cadere in qualsiasi punto di questo cerchio. Non era un atterraggio controllato come con i retrorazzi o queste cose. È stato come tirare un sasso, quindi era molto importante tirarlo con la massima precisione possibile, ma le perturbazioni che c'erano potevano farci cadere ovunque. Questa è un'animazione di quello che è successo. Abbiamo spinto file il nostro modulo atterraggio lentamente via dal corpo di Rosetta, poi Rosetta ha azionato i suoi razzi che vedete qua per posizionarsi in modo da osservare l'atterraggio e anche da riportare i segnali radio di file verso la Terra, facevamo da ponte radio, e file è caduto per 7 ore, per 22 km e mezzo, caduto come un sasso verso la cometa, la quale rotolava sotto di lui, e in effetti è arrivato molto vicino al punto, al centro di quel cerchio di atterraggio, circa 100 metri dal centro, e arrivando qui, vedete nell'animazione, siccome non c'era gravità, doveva sparare questi due arpioni
verso la superficie in modo da ancorarsi e non rimbalzare nello spazio. Questo sarebbe, avrebbe potuto significare la fine della missione di File. Cosa è successo? Queste sono foto che File ha fatto negli ultimi metri di atterraggio, l'ultima è a 9 metri di altezza, e questo, per darvi un'idea della scala, è un metro sulla superficie della cometa. E questa è una foto fatta da Rosetta, che osservava l'atterraggio, l'abbiamo ricevuta il giorno dopo, e vedete qua in questa foto, fatta 8 minuti dopo l'atterraggio, l'impronta di File. Queste sono le impronte nella polvere della superficie, ma File non c'è più. File in effetti è qua, in questo cerchio rosso a destra, era rimbalzato, non aveva azionato gli arpioni. Quindi il nostro scenario da incubo, che era File a terra, bene, giusto, proprio nel punto dove volevamo, ma non si attacca alla superficie, purtroppo si era verificato. File ha cominciato a rimbalzare sulla superficie per circa 2 ore. Per fortuna non abbiamo mai perso il segnale radio, Rosetta continuava a seguirlo, quindi noi nel centro di controllo, terrorizzati perché non sapevamo come sarebbe finito questo volo, o questa specie di continuo rimbalzare, l'abbiamo seguito per 2 ore e alla fine si è fermato in un punto. Qui faccio vedere un ingrandimento dell'impronta di File, che poi paragono alla famosa impronta degli esseri umani sulla Luna, siamo molto orgogliosi di aver lasciato la nostra impronta sulla cometa. Alla fine si è fermato, si è incastrato in una specie di crepaccio, e tra l'altro una zona interessantissima per gli scienziati che volevano avvicinarsi a queste zone, queste formazioni complesse, ma noi non volevamo assolutamente, perché noi volevamo atterrare su una zona piana, illuminata, bella, tranquilla. Quindi gli abbiamo assolutamente vietato di proporre questi siti, e File alla fine ha dato ragione agli scienziati, ci si è ficcato lui, quindi una zona interessantissima scientificamente, però molto scura. Anche qui, per vedere queste immagini, bisogna stiracchiare moltissimo il contrasto. Le analisi che ha fatto qui sono sicuramente interessanti, però essendo al buio, ha potuto solo funzionare con le sue batterie principali. Per fortuna gli ingegneri che hanno costruito File hanno pensato, visto che era una macchina che volava verso l'ignoto, nessuno sapeva cosa avremmo trovato sulla superficie della cometa, gli ingegneri che l'hanno costruito hanno messo una grossa batteria che gli ha fatto durare circa 64 ore sulla superficie, e questa batteria ha permesso di azionare tutti gli strumenti scientifici, la maggior parte dei quali ha funzionato molto bene, dopo dei quali però File si è spento. In questa foto vedete a sinistra in alto quel bollo rosso, era il punto d'atterraggio, qui è rimbalzato un paio di volte per quelle 2 ore e poi è finito in questa zona. Noi avevamo i suoi segnali radio, quindi potevamo determinare più o meno dove si trovava, ma essendo in una zona completamente scura non eravamo in grado di fotografarlo. Abbiamo dovuto allontanarci a quel punto, continuare con la missione di Rosetta. Quando File si è spento, lo abbiamo salutato e siamo tornati nelle nostre orbite normali. Rosetta aveva un compito da svolgere, doveva restare 2 anni intorno alla cometa e fare le sue osservazioni scientifiche. Qui faccio vedere alcune delle immagini straordinarie. Questa è stata fatta nel febbraio del 2015 da 6 km di altezza, oppure questa, che è un picco alto 100 metri sulla superficie della cometa, che a me sembra veramente straordinario, fa voglia di buttarsi giù dal picco col paracadute, non servirebbe perché il paracadute lì non c'è atmosfera, e tra l'altro la gravità è talmente debole che ci vorrebbero 20 minuti a cadere per 100 metri. Rosetta in questi 2 anni ha scoperto di tutto sulla cometa. La cometa ci aiuta, tra l'altro, perché questi pozzi vengono creati dalle esplosioni di gas che avvengono sulla cometa e ci hanno permesso di osservare l'interno della cometa, queste strutture. Non so se riuscite a vedere queste specie di palline, sono come delle forme ovoidali grandi 5-10 metri, e sembra che la struttura interna della cometa sia fatta tutta così. Quindi sono informazioni ovviamente interessantissime per gli scienziati. Addirittura ci sono formazioni di la polvere viene diciamo modellata con il vento, non c'è atmosfera ma c'è il vento. Ovviamente sono semplicemente i gas che emanano quando si
quando la superficie si scalda, e formano delle dune, formano delle strisce dietro a questi massi. Insomma, la superficie della cometa ci ha riservato delle sorprese inattese. E la cometa ci aiuta anche stando in orbita, perché emettendo polvere, i nostri strumenti a bordo di Rosetta potevano raccogliere questa polvere. Questo a sinistra è una piattina di un centimetro quadrato, e poi con un microscopio la polvere che si incolla su questa piattina può essere osservata, la morfologia della polvere e ovviamente anche l'analisi dei contenuti della polvere della cometa, l'analisi dei gas che la cometa ha buttato verso di noi. Quindi Rosetta aveva a bordo un laboratorio fisico-chimico e ha potuto per 2 anni analizzare anche i materiali che la cometa soffiava verso di lei. Ma la cometa si stava avvicinando al Sole, l'abbiamo raggiunta quando era ancora molto distante dal Sole, circa 500 miliardi di chilometri, ma piano piano si avvicinava al Sole, quindi si scaldava sempre di più e quindi la sua emissione di polvere e gas, le sue esplosioni, diventavano sempre più frequenti. Questo era previsto, quindi noi abbiamo dovuto piano piano allontanarci a qualche centinaio di chilometri per evitare di volare in questo ambiente molto dinamico. Qui vedete foto fatte ogni 3 ore, vedete, si vede anche ora un'esplosione tipo geyser. Perché abbiamo dovuto allontanarci? Anche perché noi, per orientare la sonda a bordo, avevamo questi piccoli telescopi nella parte posteriore della sonda, si chiamano Star Tracker, sensori stellari, e questi dovevano vedere le stelle, ma in quella tempesta di polvere quello che vedevano era questo. Queste sono foto veramente fatte dai nostri sensori stellari, quindi non riuscivano a riconoscere le stelle, per cui dovevamo andare in una zona dove la polvere era meno densa. Mentre ci allontanavamo, era l'estate del 2015, e il nostro modulo Phyle si è risvegliato. Perché si è risvegliato? Perché è cambiata la stagione sulla cometa, l'inclinazione del Sole era più alta, le temperature erano più alte, da meno 100 gradi si è avvicinato a 0 gradi, e i pannelli solari di Phyle hanno cominciato a funzionare. E quindi Phyle si è svegliato e ha cominciato a mandarci dei segnali. Abbiamo ricevuto segnali totalmente inattesi da Phyle, metà giugno del 2015. Ovviamente lì, grande entusiasmo, abbiamo cercato di avvicinarci, eravamo troppo lontani, eravamo circa 200 km dalla cometa, Phyle non aveva un segnale radio abbastanza forte da poter comunicare bene con noi. Quindi ci siamo avvicinati, abbiamo cercato, questi sono vari grafici che facevamo per capire da dove veniva, quale fosse l'orbita ideale per riuscire a osservare questo e a captare questo segnale radio. Ci abbiamo lottato per 3 settimane, meno di 150 km non siamo riusciti a scendere perché la polvere era troppo intensa, finché a un certo punto Phyle ha smesso, poverino, continuava a risvegliarsi e a spegnersi ogni giro della cometa, quindi ogni 12 ore, e in quelle condizioni, insomma, i suoi strumenti elettronici non sono sopravvissuti molto a lungo. Provate voi a prendere il vostro laptop e mettetelo nel frigorifero e accendetelo e spegnetelo ogni 2 o 3 volte al giorno per 3 settimane, vediamo cosa succede al laptop. Comunque, Phyle a quel punto lo abbiamo abbandonato. Qui vedete, è il grafico della distanza tra Rosetta e la cometa. Qui è stato l'arrivo nel 2014, l'atterraggio di Phyle. Abbiamo cominciato lentamente ad allontanarci, con più altri passaggi particolari. Ci stavamo allontanando quando nel giugno del 2015 abbiamo ricevuto i segnali di Phyle. Allora abbiamo cercato di avvicinarci fino a circa 150-160 km. A un certo punto l'abbiamo abbandonato in luglio e abbiamo continuato ad allontanarci perché in agosto la cometa raggiungeva il punto più vicino al Sole, quindi di massima attività. Abbiamo fatto delle escursioni nella coda, eccetera, ma poi, quando la cometa ha cominciato ad allontanarsi dal Sole, piano piano abbiamo potuto riavvicinarci. La missione doveva finire nel dicembre 2015, ma è stata estesa, e quindi abbiamo continuato ad avvicinarci, questa è stata un'altra gita nella coda della cometa, finché verso la fine eravamo veramente molto vicini. Qui vi faccio vedere alcune foto fatte da lontano, quando appunto eravamo a qualche centinaia di chilometri dalla cometa. Ne abbiamo fatte 400.000 di foto, circa 400.000, quindi non le faccio vedere tutte, ma sono tutte
allo stesso modo straordinarie. Nelle ultime settimane, prima di finire la missione, e devo dire prima che a un certo punto dovevamo spegnere la sonda perché ci stavamo allontanando talmente dal Sole che di nuovo non avremmo avuto più energia solare per mantenerla accesa. Quindi avevamo previsto che alla fine di settembre, al più tardi, bisognava terminare la missione, fine settembre del 2016. Così nelle ultime settimane abbiamo detto, beh, la missione deve finire comunque, allora facciamo qualcosa di molto rischioso. Facciamo dei sorvoli vicinissimi alla superficie, sotto i 2 chilometri, che non avevamo mai fatto prima. Ne abbiamo fatti 15 di questi sorvoli, è stato molto complesso perché la navigazione era ancora più difficile, meno accurata, però eravamo su queste orbite di 3 giorni e una volta ogni 3 giorni ci avvicinavamo estremamente alla superficie della cometa e i nostri scienziati erano molto contenti. E poi alla fine, proprio il 30 settembre, abbiamo detto, invece di spegnere la sonda e lasciarla lì, noi la facciamo gradualmente, lentamente, appoggiare sulla cometa. La sonda non era progettata per atterrare, l'abbiamo programmata in modo che una volta toccata la cometa si spegnesse, tanto non poteva funzionare perché l'antenna non poteva più puntare la Terra, i pannelli solari non puntavano più il Sole. Quindi è stata una specie di suicidio finale. Queste sono alcune foto fatte quando eravamo veramente molto vicini alla superficie, quindi con dettagli maggiori, misure anche dell'ambiente molto importanti. E nel frattempo cercavamo file, avevamo vari candidati, qui ce ne vedete due, che erano semplicemente nelle nostre foto dei puntini luminosi che non riuscivamo a spiegare. E alla fine, il 2 settembre del 2016, quindi 4 settimane prima di finire la missione, nel penultimo tentativo di trovare file, l'abbiamo trovato in questa foto. Lo vedete qui in un angolino, sotto questo masso, e qui l'ho ingrandito, vedete, si riconosce benissimo, file tutto storto, poverino. Una foto emozionalmente fondamentale per noi, è stato un momento di grande gioia aver ritrovato file proprio poco prima della fine della missione, ma anche importante per gli scienziati, perché tutte le misure che file ha fatto localmente potevano adesso essere messe in contesto appunto della sua posizione precisa sulla cometa. Ultimi momenti della missione, appunto, cercare di mirare il punto dove volevamo atterrare. Tra l'altro, questa volta siamo stati ancora più precisi, siamo atterrati entro 35 metri dal punto dove volevamo atterrare e se pensate che avevamo una distanza dalla Terra di 710 milioni di chilometri, non è male come mira. E volevamo atterrare lì per fotografare alcuni di questi pozzi, appunto, di cui ho parlato prima, che erano molto interessanti per gli scienziati. Questo è il piano delle ultime foto fatte da Rosetta scendendo. E qui le vedete queste ultime foto, proprio le ultimissime, le ultime fatte da una ventina di metri di altezza, quando Rosetta stava avvicinandosi. L'ultima è sfocata perché le facevamo con dei telescopi che non erano progettati per fotografare così da vicino. Comunque, questa è l'ultimissima foto che Rosetta ha inviato. Questo è il segnale che scompare sui nostri schermi. Era il 30 settembre ed erano le 13:19. Allora, la storia di Rosetta qui l'ho finita. Io faccio sempre vedere una foto. Questa è una piccola parte del team di Rosetta. Era più o meno il team che ha seguito le operazioni per quasi tutta la missione. E sono questa, è questa la gente che veramente è riuscita a fare queste cose straordinarie. Sono i ragazzi che appunto abbiamo addestrato e cresciuto per 20 anni e adesso sono quelli che sono responsabili delle missioni più importanti europee verso lo spazio interplanetario, il Sole, il Mercurio, Giove e Marte. E vi lascio con prima di tutto un altro selfie, non è un fotomontaggio, è ancora una foto fatta da File quando era ancora a bordo di Rosetta e vedete la parte posteriore dei pannelli solari e la cometa. E vi lascio anche con l'indicazione del libro che ho scritto sulla storia di Rosetta. È un libro che racconta un po' tutti questi retroscena, racconta questa storia che vi ho raccontato, ma con tante storie anche umane della gente che lo ha seguito e tanti dettagli tecnici. Però è una cosa che si svolge su 20 anni, perché sono i 20 anni che io ho passato su questo progetto e vi ringrazio per l'attenzione.
Molte grazie Paolo, è stato emozionante anche per noi direi, e aver ascoltato questa, poi vabbè, bellissime le animazioni, non c'è che dire, grazie moltissimo. A questo punto io darei la parola a chi voglia intervenire per fare domande, se non volete intervenire in voce potete scriverle nella chat della riunione qui su Teams, oppure chiaramente quelli invece che vogliono intervenire che non possono effettivamente parlare perché stanno seguendo su YouTube possono scrivere sulla chat di YouTube dove Marcello leggerà. Quindi lascerei per adesso la parola a chi voglia fare qualche intervento. Allora, Irene Micolucci scrive: gentile professore, grazie mille per la testimonianza che ci ha regalato, ha perfettamente reso l'idea della grande portata di questa missione. Cosa c'è stato dopo Rosetta? Cosa si è tratto scientificamente dall'osservazione condotta in questo rendezvous? Allora, prima di tutto, vabbè, sono un po' due domande. Cosa c'è stato dopo Rosetta? Noi ci aspettavamo, perché ovviamente Rosetta ha avuto un'attenzione mediatica mostruosa, addirittura molto al di là delle aspettative. Ci aspettavamo sull'onda di Rosetta, come successe 30 anni prima sull'onda di Giotto, ci aspettavamo di avere subito proposte di nuove missioni. Purtroppo non è successo questo. I fondi sono quelli che sono, i piani ci mettono molto ad essere sviluppati. Quindi ci è voluto qualche anno prima che una nuova missione verso una cometa fosse stata approvata dall'ESA. Adesso ce l'abbiamo, è una missione interessantissima che non farà un altro rendezvous, ma addirittura un sorvolo come nel passato, ma un sorvolo di una cometa che non conosciamo ancora. Quindi lanceremo una sonda nello spazio, la lasceremo lì a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra ad aspettare, e quando passa una cometa di lungo periodo, quindi una cometa che viene da grandi distanze, una cometa magari interstellare, ne sono state osservate un paio nel frattempo, invieremo questa sonda a farne un sorvolo. Quindi questa è la prossima missione cometaria. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché lancerà probabilmente nel 2028, quindi purtroppo i tempi. Io avrei preferito avere una missione verso una cometa ogni anno, ma non ci si può permettere una cosa del genere, insomma, sono sempre missioni molto costose. Cosa ha portato Rosetta? Gli scienziati lavorano ancora adesso. Quello che Rosetta ha fatto, qualcuno ha calcolato che dopo una settimana aveva raccolto in termini di bit più informazione sulle comete di quanto fosse stata raccolta in tutta la storia precedente, non solo del volo spaziale, anche la storia dell'astronomia. Quindi la quantità di dati è enorme, le sorprese che ha portato appunto sulla struttura della cometa, sui contenuti appunto chimici dei suoi gas, sono stati molto sorprendenti. Quindi la prima cosa che ha fatto, ha distrutto le teorie esistenti sulle comete e sulla formazione del sistema solare, perché appunto le comete sono degli oggetti antichissimi, quindi ci danno un po' un'immagine di cosa c'era all'inizio, prima ancora che il Sole e i pianeti si formassero. E ora stanno lavorando a fare nuove teorie, però appunto ci sono state grosse sorprese. Per esempio, molti pensavano che le comete fossero stati quello che hanno portato l'acqua sulla Terra, e la prima cosa che Rosetta ha scoperto è che il tipo di acqua, dal punto di vista di composizione isotopica dell'acqua che c'era su questa cometa, non ha niente a che fare con quello terrestre. Quindi anche qui non è un negare la teoria, però sicuramente se le comete hanno portato acqua sulla Terra non l'hanno fatto in un modo semplice. E ci sono state appunto scoperte di gas nobili allo stato molecolare che non dovevano esserci secondo le teorie di formazione stellare e del sistema solare. Quindi al momento gli scienziati sono più confusi di prima, però hanno appunto, così procede la scienza, arriva un esperimento che porta dati nuovi, distrugge le teorie esistenti, e allora bisogna lavorare per quelle successive. Bene, grazie. Anche Irene Micolucci ringrazia per la risposta. Volevo fare io una domanda, se posso.
Certo. Grazie intanto per la bellissima, è stata veramente emozionante, abbiamo vissuto anche noi e devo dire che non immaginavo che fosse stata così anche thrilling in certi momenti questa avventura veramente molto bella. E volevo chiedere, oggi si parla tanto di un altro asteroide invece, perché sei uscito tra l'altro anche un libro di questo, dovrebbe chiamarsi Oumuamua, un asteroide che sta facendo ragionare su una possibilità, diciamo, aliena addirittura. Mi sa dire qualcosa Sì, su allora, questo? sì, adesso il nome preciso probabilmente l'ha detto giusto, non sarei stato in grado di ripeterlo. Questo è il primo oggetto interstellare che è entrato nel sistema solare ed è stato scoperto. È successo un paio d'anni fa, credo. Tra l'altro ci sono state grosse discussioni se fosse un asteroide o una cometa. Una volta questi due oggetti erano considerati completamente diversi, in realtà oggi sappiamo che ci sono comete che quando si seccano diventano asteroidi, insomma, hanno cose in comune queste due popolazioni di oggetti, di corpi minori. Comunque sicuramente è un oggetto, che viene al di fuori del sistema solare, quindi, è un oggetto che non arriva dal riserbatoio di comete che descrivevo all'inizio, che noi sappiamo, non vediamo, ma sappiamo che c'è questo serbatoio. L'energia orbitale di questo oggetto era tale per cui deve venire per forza dallo spazio interstellare, quindi probabilmente da un altro sistema solare. E quindi era interessantissimo per quello. Grandi discussioni se fosse una cometa o no, perché sembrerebbe che la sua traiettoria non fosse totalmente, diciamo, kepleriana, cioè aveva delle forze perturbative che non si riescono a spiegare, quindi potevano essere delle emissioni di gas che noi non abbiamo notato. Molto più di questo non so se n'è andato questo oggetto, però appunto ha ispirato questa missione di cui parlavo, che questa nuova missione si chiama Comet Interceptor, e quando ci sarà questa sonda nello spazio spera proprio di attendere a lungo abbastanza da poter vedere un altro di questi oggetti ad andare a intercettarlo e a sorvolarlo da vicino. Poi un'altra domanda, diciamo, io sono biologo, quindi volevo chiedere tracce possibili di molecole organiche, ci sono state evidenze su questo? Sì, allora, già molecole organiche erano state scoperte negli spettri delle comete osservate da Terra. Rosetta ha trovato addirittura componenti di amminoacidi, quindi molecole organiche complesse e anche componenti di amminoacidi. Ora, specialmente con un biologo, non oso andare oltre perché direi delle fesserie, però una cosa è sicura, ci sono state varie pubblicazioni, tra l'altro, sul tipo di molecole organiche trovate. E sicuramente gli scienziati hanno concluso che questi mattoni per la costruzione degli amminoacidi esistevano sulle comete, quindi esistevano addirittura prima che si formasse il sistema solare. Quindi è una specie di, se vogliamo, di ulteriore conferma che la vita, io da quello che so, le tracce di sviluppo della vita sulla Terra, diciamo, indicazioni secondarie, risalgono a più di 3 miliardi di anni fa, non so, 3 miliardi e mezzo, qualcosa del genere. Quindi chiaramente queste molecole complesse esistevano già all'inizio, proprio ai primordi del sistema solare. Questo è molto importante perché c'è un dibattito tra proteine e acidi nucleici, chi tra queste due componenti sia, diciamo, Come l'uovo e la gallina. antenato. Bene, bene, grazie. Grazie a lei. Grazie, io intanto ho condiviso questa collage di copertine che credo stiate vedendo, appunto di pubblicazioni scientifiche negli anni appunto del Rendezvous, e poi appunto anche queste invece, diciamo, mini rassegna stampa di quanto questa cometa sia stata in quel momento sulle pagine dei giornali, sulle pubblicazioni scientifiche. Quindi, ecco.
Adesso penso che più o meno tutti ci ricordiamo. Marco. Come? Marco, sono Edoardo. Volevo. Edoardo. Ciao. Sta intervenendo il nostro rettore. Ah, buonasera. Buonasera. Io ho ascoltato la presentazione mentre biciclavo. Ho unito l'utile al dilettevole questa sera. Sono rientrato un po' prima. Volevo innanzitutto complimentarmi per questa presentazione piena di fascino, davvero avvincente con Paolo Ferri, ma soprattutto volevo ringraziarlo, davvero siamo grati per questa cosa che ha voluto fare a vantaggio del nostro Ateneo. E io ho il libro che leggerò con attenzione appena mi sarà possibile, perché me ne ha fatto dono a Medeo, me l'ha portato nello studio, e da lì poi è nata l'idea di invitare Paolo a questa nostra abitudine dei mercoledì della cultura. Quindi ecco, sono davvero contento di questo pomeriggio, ringrazio tutti voi che avete organizzato, ma soprattutto questo ricercatore che ci ha trasmesso qualcosa a me molto lontano. Io sono un medico, anche se una volta durante il professor Visconti mi invitò a fare una conferenza per gli insegnanti nell'ambito delle giornate del Lincei sull'origine della vita, studiai tutto, sono convinto che la prima cosa è stata l'RNA, però sono sempre cose molto lontane, voglio dire, che ci affascinano, ci fanno capire che dobbiamo ancora imparare tante cose, nonostante riteniamo che la medicina sia una scienza esatta, in effetti è tutto molto aleatorio. Grazie Paolo, io spero di poterti conoscere di persona una volta che sarà passato questo brutto momento pandemico e magari verrai a farci una visita, un bel seminario dal vivo. Molto volentieri, grazie anche a voi dell'invito, anche ringrazio Amedeo, il quale ha fatto da tramite, tra l'altro appunto Amedeo Feniello ha contribuito al libro scrivendo degli intermezzi storici sul come l'umanità ha un po' sviluppato la conoscenza delle comete, che sono sicuramente un aspetto molto interessante. Intercalando questi tre millenni, il racconto di tre millenni al mio racconto di vent'anni, quindi è stato un esperimento molto interessante. Bene, grazie. Saluto Edoardo e lo ringrazio per l'intervento. E Marco, c'è una domanda per Paolo Ferri. Posso leggerla? Sì. Allora, è Anna Vinci che dice: caro dottor Ferri, che piacere le sue divulgazioni. Ci dice le due o tre lezioni o conclusioni fondamentali della missione per la Terra e magari per la protezione del nostro ecosistema? Allora, vabbè, qui stiamo. Devo un po' improvvisare qua, signora Vinci, perché chiaramente queste missioni sono missioni di scienza fondamentale, quindi il legame, se vogliamo, con la nostra vita di tutti i giorni, oppure per esempio col nostro ecosistema, è molto molto derivato, no? Attraverso moltissimi passaggi. Se uno parla, noi gestiamo missioni di osservazione della Terra che tutti i giorni danno dati diretti di importanza vitale per capire il futuro del nostro pianeta, magari anche riuscire a guidarlo nella direzione giusta. Però se posso fare un paio di esempi. Prima di tutto, molto importante, ho citato all'inizio la minaccia che queste comete rappresentano per il nostro pianeta. Sicuramente altre comete colpiranno il nostro pianeta nel futuro, speriamo in un futuro molto lontano. Rosetta ha contribuito sicuramente a capire, e prima di quello non si aveva la più pallida idea, come è fatta la struttura della cometa, anche all'interno. Rosetta aveva, non l'ho detto, ma grazie a File, che aveva uno strumento a bordo, e alla sonda Rosetta, che aveva lo strumento gemello, hanno fatto una specie di tomografia, mandandosi delle onde radio l'uno con l'altro, e volando, mentre uno era da una parte, Rosetta volava dall'altra parte del nucleo, hanno fatto una tomografia del nucleo, scoprendo, anche lì molto sorprendente, che il nucleo ha una struttura molto uniforme, quindi non ha delle cavità, per esempio, non ha delle zone più dense di altre. Bisogna pensare che la cometa è sorprendentemente leggera, la sua densità media è meno di metà dell'acqua. Se uno buttasse questa montagna di,
di 4 km di grandezza nell'oceano galleggerebbe quasi completamente, vabbè, per metà galleggerebbe, perché avrebbe la spinta dell'acqua che la tiene a galla. Quindi era un mistero e capire cosa fosse la struttura interna. Ora, la struttura interna di una cometa è importantissima se uno un giorno vuole inventarsi e costruire, speriamo che un giorno succeda, un sistema di difesa da questi oggetti. Perché bisogna pensare se vale la pena di farli esplodere o meno, bisogna pensare se vale la pena di agganciarsi e spingerli via e sapere qual è la loro struttura dinamica, la loro resistenza, eccetera, gioca un ruolo molto importante nell'ideare eventuali sistemi di difesa della Terra. Quindi questo è un legame tra un risultato di scienza fondamentale e magari un futuro del nostro pianeta. E poi vorrei citare un'altra cosa che non ha a che fare con i risultati scientifici, però ha a che fare col fatto che missioni come queste stimolano l'industria a sviluppare tecnologie e know-how che altrimenti non le missioni normali, magari quelle importanti, tipo di osservazione della Terra o di telecomunicazioni, non arriverebbero mai. Quindi è un ruolo che queste missioni di scienza fondamentale giocano, è molto importante ed è importante continuare a farle. Tante volte la gente chiede: ma perché io dovevo spendere 1,5 miliardi di euro per andare a fare 400.000 foto di un sasso? Ho sentito anche commenti del genere. Uno deve pensare che per fortuna la nostra società si può permettere questo tipo di missioni fondamentali, e poi ha un ritorno in tecnologia, in esperienza che poi viene applicato in altri settori. E poi il ritorno, che per me è importantissimo, di fascino e di ispirazione che ha per le nuove generazioni. Io sono un bambino degli anni 60, sono nato alla fine del 59, sono stato ispirato dalle missioni lunari, praticamente la mia vita è stata segnata da quello. Io volevo fare l'astronauta, poi sono andato a fare quello che fa volare le sonde, però per me è stato fondamentale, ho studiato fisica per quello, ho seguito una carriera di quel genere, e queste missioni io spero che un giorno qualcuno, mi è già successo tra l'altro, qualche bambino che ha visto File, ha visto Rosetta, ha seguito queste cose, si è ispirato verso la scienza, verso la tecnologia. Sono cose molto importanti per la nostra società e queste missioni contribuiscono appunto a questo tipo di ispirazione. Grazie Paolo. Vedo qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti mi permetterei una domanda forse un po' banale, ma che siete passati 2 volte, 3 volte nella fascia degli asteroidi, ma non è una zona un po' trafficata e pericolosa? Non è tanto banale, perché in realtà l'idea generale che si ha della fascia degli asteroidi è quella appunto dei film di fantascienza, no? Che si arriva e a un certo punto si viene bombardati da questi oggetti. La fascia degli asteroidi in effetti è molto rarefatta. Praticamente quando la si attraversa è quasi completamente vuota. Quando la si attraversa bisogna mirare a un asteroide, altrimenti la probabilità di incocciare in uno è quasi zero. Perché ci sono sì milioni di asteroidi, ma è anche una fascia enorme, è un'orbita oltre l'orbita di Marte. Adesso non ricordo più, nel mio libro l'ho scritto perché mi sono andato a ricercare, credo che in totale la massa degli asteroidi è una parte significativa della massa della Luna, però distribuita su un volume enorme. Quindi da quel punto di vista l'idea che si ha, oddio, attraverso la fascia degli asteroidi incocerò contro qualcosa, è falsata. Però è vero che quando ci si avvicina un asteroide bisogna stare molto attenti, perché questi asteroidi, sappiamo, sono circondati e hanno una loro sfera di influenza che si può calcolare, circondati anche da piccole particelle, non solo magari ci sono asteroidi che hanno anche un loro oggetto che li orbita, però anche delle piccole particelle di polvere. Quando si passa a 20 km al secondo, questa era tipica il nostro velocità di sorvolo, anche una particella di polvere può distruggere la sonda. Quindi una volta che si è mirato l'asteroide, bisogna stare molto attenti, non avvicinarsi troppo.
Ho capito. Bene, grazie. Almeno c'è, Marco, c'è un supplemento di domanda sempre di Anna Vinci. Lo posso fare? Sì, certo. Allora, follow up. Cosa era il geyser a distanza dal sole? Non credo potesse essere il vapore sotto pressione dal calore del sole, troppo lontano, no? Invece sì, è proprio il fenomeno delle esplosioni sulla superficie della cometa, è proprio questo. La cometa è fatta principalmente di acqua, la crosta è molto dura, è un'altra cosa che ha confermato, anzi ha scoperto, se vogliamo, Rosetta, la crosta è durissima e l'acqua lentamente si scalda grazie ai raggi solari. È vero che siamo lontanissimi e comunque la temperatura rimangono molto fredde, però sotto accumula calore e a quel punto esplode. Quindi è proprio vapore, se vogliamo. È proprio un geyser. È proprio un geyser. Interessante. Io invece, se potevo, avevo una curiosità. Io sono un chimico di formazione. A livello proprio di composizione, diciamo, predominante, preponderante della superficie, diciamo, qual è il materiale che è stato, diciamo, in qualche modo ipotizzato? Voi avevate anche la possibilità di fare una sorta di analisi direttamente dalla vostra sonda? Sì, allora c'erano spettrometri ovunque, sia sulla sonda che sulla superficie. Certo. Addirittura volevamo fare c'era un trapano, tra l'altro costruito in Italia, un trapano bellissimo che ha funzionato benissimo per scavare, fare un carotaggio una ventina di centimetri sotto la superficie. Il trapano ha funzionato, ma purtroppo file era in quella posizione storta, non ha toccato la superficie. Avete visto che, appunto, praticamente è uscito sul fondo, ma è uscito di fianco. Quindi purtroppo, peccato, perché era un gioiellino quel trapano costruito al Politecnico di Milano. Comunque, adesso io anche lì devo stare molto superficiale perché ne so troppo poco e non oso sparare fesserie. Però io so che la stragrande maggioranza della composizione della cometa è acqua, quindi ghiaccio di acqua, però ci sono poi questi composti organici di carbonio, i composti di vario genere di carbonio, che sono quello che ne rendono la superficie scura, che evidentemente, ma qui persino uno scienziato avrebbe difficoltà a dire qualcosa di definitivo, evidentemente ne rendono la struttura estremamente dura. La durezza, cioè noi abbiamo piantato chiodi nella superficie e non entravano, mentre tutti gli scienziati si prevedevano una superficie molto friabile, che non c'è. È vero che abbiamo trovato fratture ad ogni dimensione, da microscopica a chilometrica, ma queste sono dovute alle tensioni termiche che la cometa continua ad avere avvicinandosi al Sole e allontanandosi. Quindi la cometa è fatta tutta di piccole crepe, però se uno non becca la crepa e questi materiali organici che ci sono in superficie sono durissimi. Però appunto, come sia la struttura, credo che neanche gli scienziati di Rosetta al momento abbiano una teoria consolidata. Grazie. Se ci sono altre domande, altrimenti farei un'altra domanda di curiosità sul vostro lavoro. Cioè, voi eravate il team al centro di controllo, qui ci avete fatto vedere. Quando dite i nostri scienziati, parlate di gruppi di ricerca, immagino sparsi in Europa, che chi vi mandava, voglio fare studi su questo, vi mando questo strumento, eccetera, eccetera. Immagino sia una cosa. Sì, una collocazione diffusa. Esatto, allora è molto, molto regolata questa cosa. Nel campo, nelle sonde interplanetarie, l'ESA praticamente funziona così. Prima l'ESA chiede alla comunità scientifica mondiale, ma soprattutto europea, proponete che missione volete fare. Questi mandano delle proposte, poi l'ESA magari ne arrivano, loro, l'ESA dice mezzo miliardo per fare questa missione nel 2030, che volete fare? Mandano varie proposte, si fa degli analisi, ovviamente gli studiosi dell'ESA, gli analisti di missione vedono se sono fattibili, e poi attraverso un processo, varie fasi,
alla fine la missione viene selezionata. Parte di questo processo di selezione, gli scienziati stessi cercano i fondi per costruire gli strumenti adatti per questa missione. L'ESA paga la missione, il lancio, lo sviluppo della sonda, ma non gli strumenti. Gli strumenti vengono finanziati separatamente dagli scienziati che hanno, se vogliamo, vinto la gara per, prima di tutto per proporre la missione e poi per proporre lo strumento a bordo della missione. Questi poi vengono finanziati dalle agenzie nazionali, per esempio l'Agenzia Spaziale Italiana, quella tedesca, quella francese, varie università anche. E quindi questi signori, questi consorzi di varie università, c'è cioè un principal investigator e poi ci sono dei co-investigator, questa gente è responsabile di sviluppare lo strumento, di consegnarlo all'ESA in tempo, eccetera, rispettare le interfacce. E ovviamente durante il volo sono loro che hanno la priorità, loro ci chiamano noi e dicono: allora voglio fare la foto di quello, voglio che ti giri di là, voglio che prendi questa misura, ce lo dicono loro perché è il loro strumento. Questa serie di scienziati che ha montato uno strumento su Rosetta sono quelli che io chiamo i nostri scienziati. In compenso hanno la priorità per 6 mesi sui dati. Per 6 mesi i dati sono loro, i dati del loro strumento, e quindi possono fare le loro pubblicazioni, tesi, eccetera. Dopo 6 mesi i dati diventano liberi della comunità internazionale. Quindi a quel punto già questa comunità ristretta è ristretta, ma mica tanto, stiamo parlando di centinaia sicuramente di scienziati, vari se abbiamo una dozzina di strumenti ci saranno, 60-70 università già coinvolte con gli strumenti. Quindi è già una comunità abbastanza estesa. Poi si estende a tutto il mondo. Chiunque può usare i dati di Rosetta. Se voi andate sul sito dell'ESA adesso, potete scaricare tutti i dati di Rosetta. Ovviamente, per utilizzarli uno deve anche capire le calibrazioni. Insomma, non è che uno scarica i dati e poi prende il premio Nobel. E deve essere più familiare con lo strumento, eccetera. Quindi, però i dati sono a disposizione della comunità scientifica in senso lato, dopo 6 mesi. Ho capito. È un big science, big. Ma nel caso di una missione delle comete, alla fin fine, insomma, noi avevamo un bitrate per 2 anni, in media sarà stato tra i 50 e i 100 kilobit al secondo, quindi non stiamo parlando di quantità mostruose di dati, ma ci sono, non so, missioni tipo Gaia, non so se ne avete sentito parlare. Gaia è una missione meno spettacolare dal punto di vista delle operazioni, eccetera, nessuno scriverà mai un libro su Gaia, ma è una missione straordinaria, misura posizione e velocità ad altissima accuratezza delle stelle intorno. Stiamo parlando da 2 ai 4 miliardi di stelle, tutte le stelle che abbiamo intorno a noi. È in volo già dal 2013, ha già pubblicato vari cataloghi. Questo è veramente big data e c'è un processo per analizzare questi dati e poi creare un vero catalogo stellare di questi miliardi di stelle che coinvolge centri scientifici in tutta Europa, anche nel mondo. E la quantità di dati lì è spaventosa, mentre una missione interplanetaria va talmente lontano che poi alla fin fine la quantità di dati che trasmette non è una cosa enorme, però ci arrangiamo anche noi. Marco, c'è un'altra domanda da parte del professor Gozzano. Dopo le vostre ricerche, l'eventualità di un impatto con un asteroide fa più o meno paura? È una bella domanda. Ma allora io dovrei dire che grazie alle nostre ricerche fa meno paura. In realtà siamo molto lontani da costruire una difesa della Terra. Ci sono adesso, perlomeno la gente è più sensibilizzata. Anche l'ESA adesso ha iniziato un suo programma con pochi soldi, ma meglio che niente, che chiama di difesa planetaria. E la prima missione lancerà alla fine 2024, è una missione insieme alla NASA in cui si va verso un asteroide che ha una piccola luna, quindi è un asteroide già molto piccolo, si chiama Didymos mi pare, e ha una piccola luna, un piccolo satellite intorno a lui, grande non so 100 metri, e gli americani manderanno una missione, credo che partirà l'anno prossimo, a colpire questo asteroide.
e noi manderemo una sonda dopo che va ad analizzare le cosa è successo dopo questo sparo degli americani. Sono bravi a sparare, noi invece siamo un po' più tranquilli, arriviamo dopo e analizziamo le conseguenze di questo colpo. È una missione importante per, anche lì, per vedere in un futuro possiamo veramente deviare la traiettoria di un asteroide in arrivo verso la Terra, che effetto possiamo raggiungere in termini di precisione, di accuratezza e appunto di efficienza di questo colpo. Ci sono altre idee, per esempio quelle appunto di agganciare, come File non è riuscito a fare, agganciare alla superficie della cometa o dell'asteroide un motore a ioni che poi spinga lentamente per mesi, per anni, e lentamente sposti l'asteroide. Ci sono tante idee, però siamo molto lontani dal realizzare una difesa planetaria, però da qualche parte bisognava cominciare. Va bene. Ma qui penso che potremmo andare avanti per ore. Cioè, sono cose talmente affascinanti e effettivamente... No, mi stavo anche domandando tutti questi oggetti, anche piccoli, ma insomma poi pieni d'acqua. Potrebbero anche essere utilizzati a un certo punto per esplorazioni... cioè adesso appunto si sta parlando di... andare a colonizzare Marte partendo dalla Luna, visto che nel cratere lo Shackleton hanno trovato tutta questa acqua ghiacciata, e quindi appunto l'idea è costruire una base lì, avere l'acqua e a quel punto parti, sei già più vicino, meno, poi la gravità è più bassa, quindi anche il propulsore deve essere meno potente, eccetera, eccetera. Quindi mi sto domandando se in un futuro questi oggetti pieni d'acqua potrebbero magari essere utilizzati come serbatoi, quando uno si ferma a fare fornimento. Allora, sicuramente ci sono tante idee proprio in quella direzione. Adesso non mi viene in mente, adesso che qualcuno abbia proposto di usarli come serbatoi d'acqua, ma sicuramente ci sono tanti studi per fare attività mineraria su questi asteroidi. Ci sono asteroidi, ora la cometa è principalmente acqua, ma ci sono asteroidi che sono fatti tutti di ferro, per esempio, e un affare che magari è grande qualche chilometro ed è fatto di ferro, e altri asteroidi hanno anche lì altri minerali, quindi l'idea di fare attività mineraria su un asteroide non è nuova, e ci sono già varie iniziative in Lussemburgo, negli Stati Uniti, per stabilire sistemi che possano farlo. Come diceva prima, il fatto di essere su un oggetto così piccolo semplifica molte cose riguardo all'energia, nel senso che è meglio che con la Luna, insomma, non bisogna, ci si può avvicinare molto lentamente, staccarsi da questo non richiede troppo propellente. Le difficoltà sono, appunto, come per Rosetta, nella navigazione, nell'accuratezza e nel stabilire un sistema che riesca ad ancorarsi nel modo giusto. Però idee di fare attività mineraria sugli asteroidi ci sono già, e qui entro un po' nel campo della fantascienza, perché l'ho letto più su questo tipo di letteratura che su quella scientifica, però ci sono asteroidi posizionati in zone particolari, si chiamano i troiani, per esempio, rispetto all'orbita di Giove, e quindi utilizzare questi come punto di, come tappa verso missioni, addirittura verso il sistema solare esterno, c'è gente che almeno nell'ambito della fantascienza ci ha pensato. Quindi non è assolutamente una cosa impensabile, e c'è gente che già sta facendo piani e studi, quanto realizzabili non lo so, però per farlo. Tra l'altro ci sono problemi, c'è un trattato dell'ONU fatto addirittura negli anni 70, che stabilisce che i corpi dello spazio interplanetario sono di tutti. E questo trattato è stato ratificato da molte nazioni, però per esempio il Lussemburgo e gli Stati Uniti non l'hanno ratificato, e hanno fatto una loro legge che dice: se io atterro sull'asteroide è mio.
Insomma, quindi ci saranno anche problemi di quel genere lì. Vabbè. Leggo una domanda del collega Luca Lozzi. Mi immagino che Rosetta sia stata manovrata nello spazio usando sistemi a ioni. Che tipo di ioni sono stati usati e quale autonomia aveva la sonda? Allora, purtroppo no. Purtroppo abbiamo usato propellente chimico. C'è stato un dico purtroppo, poi spiego perché. C'è stato un momento durante lo sviluppo iniziale di Rosetta in cui è stato proposto di usare motori a ioni. Oggi abbiamo per esempio una sonda che va verso Mercurio con dei motori, con un motore a ioni, quattro motori a ioni, e che sta funzionando molto bene. E per rispondere alla sua domanda usa lo xenon, come si dice? Xenon, no? E come gas da ionizzare e poi da accelerare. Per Rosetta invece, se avessimo fatto Rosetta con un motore a ioni sarebbe durata molto meno e sarebbe stata anche molto più facile per noi. In realtà ai tempi, sto parlando degli anni 90, i motori a ioni non erano ancora abbastanza, c'erano, ma non erano abbastanza affidabili, e quindi l'ESA non si è fidata a progettare una missione con un motore a ioni con la sua bassa affidabilità. Quindi abbiamo usato propellente chimico, come la maggior parte delle sonde. Avevamo a bordo 24 piccoli razzetti, non avevamo un motore principale, come per esempio per andare sui pianeti si usa un motore da 400 newton. Noi avevamo razzetti da 10 newton di forza, e usavamo idrazina, che è un... Appunto, i chimici, vedo i chimici che annuiscono, ma io non so bene, non saprei la formula, però so che è una cosa tremenda, molto aggressiva, e esplosiva, velenosissima, non lo so, è una cosa che non, meglio non toccarla. E combinata con, può essere tetrossido d'azoto per, come ossidante, quindi abbiamo due componenti che si incontrano nella camera di combustione e formano il getto di gas, però è propellente chimico. Per Rosetta. Bene, grazie. Qualche altra domanda? Marcello, tu ce ne hai? No, mi sembra, ricontrollo. No, non ce l'ho. Luca Lozzi ringrazia per la risposta. Le farei una domanda su, diciamo, immagino che vabbè, Rosetta è proprio è nel suo cuore, ma delle altre missioni che sono appunto sono partite o stanno partendo, lei qual è quella, diciamo, che le ispira di più, che la appassiona di più, anche magari anche proprio anche come difficoltà, come, sì, sì, come sfida tecnologica e aeronautica? Allora, sicuramente JUICE, ne abbiamo parlato prima di iniziare. Ah, sì, magari io allora dica due parole su JUICE. Sì, direi che JUICE è quella che a me personalmente ispira. Bisogna dire questo, io gran parte della mia carriera, soprattutto per Rosetta, l'ho fatto con le missioni interplanetarie, e quindi la mia passione è lì. Per esempio l'ESA adesso sta facendo, e io ho alla fine, negli ultimi 8 anni, ho diretto le operazioni di tutte le missioni, quindi c'erano anche le missioni di osservazione della Terra, che sono straordinarie, sono interessantissime, danno dei risultati fantastici, però da un punto di vista delle operazioni non sono così spettacolari. Insomma, si mette in questo affare che vola a 600-800 km di altezza, continua a girare, vabbè, bellissimo, sono missioni fantastiche, però è difficile appassionarsi a quelle cose lì, quando uno poi ha fatto Rosetta. Ora, quindi io pesco nel campo delle missioni interplanetarie, prima di tutto perché è la mia passione, secondo anche proprio perché da un punto di vista delle operazioni di volo, il controllo missione, sono sfide uniche, ognuna è una sfida unica. Quella che sta andando verso Mercurio adesso è straordinaria, Solar Orbiter che è partito nel febbraio dell'anno scorso, adesso arriverà al Sole, sono missioni fantastiche. Per me JUICE è la missione che l'ESA pianifica di mandare a metà dell'anno prossimo, nel giugno del 22, maggio-giugno del 22, verso Giupiter, verso Giove. È la mia preferita perché è una missione straordinaria, è la prima volta che l'Europa manda una sonda verso Giove. Giove è un sistema solare a sé stante praticamente, perché è un pianeta gigante e ha, non lo so, 60-70 lune, non le abbiamo ancora scoperte tutte, e lune di ogni genere, da piccoli oggetti grandi come asteroidi fino a
a lune di dimensioni planetarie, e specialmente quelle che analizzerà JUICE, che andrà verso Giove, appunto arriverà nel 2030, sono lune fantastiche, sono coperte di ghiaccio, probabilmente un oceano sotto questa crosta di ghiaccio, e per la prima volta JUICE entrerà in orbita attorno ad una di queste, quindi prima farà molti sorvoli, quindi dal punto di vista delle operazioni estremamente complesso, quindi passerà molto vicino varie volte facendo orbite di Giove, incontrando più volte Europa e Callisto. Sto parlando di una trentina di sorvoli, e poi alla fine arriverà a Ganimede, rientrerà in orbita attorno a Ganimede e ci resterà per, non ricordo più, penso un anno, 9 mesi, un anno. Quindi è una missione che per me, a volte la chiamo la Rosetta degli anni 30, e mi appassiona tantissimo, spero di sicuramente... non nella mia vita professionale, ma spero almeno di vederla fino alla fine. Dovrebbe durare fino a metà degli anni 30. E anche lì ci sarà un modulo che scenderà sul... No. non è stato previsto per vari motivi. Anche gli americani, tra l'altro, che lanciano una missione molto bella, si chiama Europa Clipper, verso la Luna Europa, più specializzato per quella. Non entreranno in orbita Europa, faranno molti orbite di Giove, però passando ogni volta molto vicino alla Luna, a questa Luna, e anche loro hanno scartato l'idea di atterrare. Bisogna prima conoscere meglio questi oggetti, vederli da vicino. Per ora ci sono state giusto un paio di missioni, c'è stato Juno che è ancora in volo attorno a Giove, ma non guardava le lune, Juno si occupava del pianeta. E c'è stato Galileo, una missione straordinaria degli anni 90, che però ha avuto problemi con la sua antenna principale, quindi ha trasmesso meno dati di quelli che si sperava. Quindi il sistema di Giove è troppo poco conosciuto. Prima di poter atterrare su una di queste lune bisogna fare un paio di altre missioni esplorative. Ho capito. Allora, il collega Adriano Filipponi, che ringrazia, dice: è stato tutto molto affascinante. Ho visto sul sito ESA, mi era sfuggito il numero, rapporto D su H sulla cometa è il triplo di quello sulla Terra. Sì, è quello che citavo prima, è il triplo. Sì, adesso non voglio dire scemenze, però se l'ha visto il suo collega, quindi sicuramente sarà giusto. È quello che citavo prima, anche considerando l'evoluzione della struttura isotopica, la differenza tra la struttura isotopica dell'acqua sulla cometa, quindi il contenuto di deuterio, e quella sulla Terra è troppo grande per poter dire è lo stesso tipo di acqua. Quindi è stato scoperto quasi subito. Abbiamo questo strumento svizzero, si chiama Rosina, che già nel dicembre 2014 è giunto a questa conclusione, che è diversa da altre comete, però lì è stato visto soltanto nello spettro della coda, quindi è un po' più difficile, le misure in loco ovviamente sono molto più accurate, però in altre comete si era giunti alla conclusione che la struttura fosse simile. Nella slide che avevo mostrato, dopo quella della polvere, dovrebbe esserci appunto anche il grafico che fa vedere i vari punti delle varie comete, fa vedere come Rosetta non entra in questo grafico bene, non fitta con gli altri. Ho capito. Bene, direi che insomma stiamo facendo fare un lavorone stasera. Complimenti davvero, complimenti, è una cosa affascinante. Grazie, no, ma io racconto, come vi sarete resi conto, racconto volentieri la storia di Rosetta, è la storia di una grossa parte della mia vita ed è una storia bella, una storia che la gente segue volentieri, quindi io lo racconto volentieri, vi ringrazio di questa opportunità. Ma no, una cosa, il nome di Rosetta. Ah, non l'ho citato, si vede all'inizio, in una delle la mie slide. No, lo so, la stella la conosciamo. Il gruppo di scienziati che ha proposto Rosetta ha anche proposto questo nome, e fondamentalmente la giustificazione è: come la stele di Rosetta ha contribuito a svelare, a decifrare i geroglifici, così la missione Rosetta deciframerà
i misteri del sistema solare. Tra l'altro, è una storia, un aneddoto, un corollario se vogliamo, quando prima del lancio, credo fosse prima del lancio, l'ESA ha indetto un bando per trovare il nome al modulo di atterraggio, che allora non si chiamava File, lo chiamavamo SSP, che vuol dire pacchetto di scienza della superficie, una roba molto meno poetica. E questo concorso, ovviamente, semplicemente chi vinceva, credo che ha avuto l'opportunità di andare a seguire il lancio della missione a Kourou, credo. Comunque, ha vinto una ragazza, un'adolescente italiana, credo che allora avesse 15 anni, proponendo il nome File. E File è, e questo io assolutamente non lo sapevo, apparentemente la stella di Rosetta non era sufficiente a decifrare i geroglifici, ma si sono aiutati con un altro, non so, credo nel Tempio di File, hanno trovato, non so se una parete o un obelisco o qualcosa nel Tempio di File a sud di Aswan in Egitto, hanno trovato altri geroglifici che hanno aiutato a decifrare i geroglifici che venivano studiati con la stella di Rosetta. Quindi questo File apparentemente è stato il catalizzatore poi della traduzione. Quindi File e Rosetta sono i due nomi collegati. Poi gli scienziati hanno dato alla superficie, a tutte le aree in superficie della cometa, nomi anche di mitologia egiziana. L'Associazione Astronomica Internazionale non permette di dare nomi permanenti alle caratteristiche superficiali delle comete, perché cambiano in continuazione. Quindi non è come per esempio i monti e i crateri della Luna, quelli hanno dei nomi, mentre le comete no. Quindi sono nomi che sono stati dati così, per gioco quasi. Va bene. Bene, grazie mille. Io direi che se non, davvero non c'è altro, possiamo liberarla, visto che si è fatta anche ora di cena abbondantemente. E la ringraziamo ancora tantissimo e, come appunto, rinnovo a nome del nostro gruppo di organizzazione di questi mercoledì l'invito che le ha già fatto il rettore. Qualora finalmente si possa ricominciare a viaggiare in sicurezza, contiamo di averla, insomma, che lei abbia voglia di venire a visitare l'Aquila. Assolutamente, ci conto. E poi appunto mi darà l'occasione anche di rincontrarmi con Amedeo, spero che anche lui venga qui a Francoforte un giorno. Comunque no, assolutamente, e se ve lo dimenticate ve lo ricorderò io. Grazie mille, grazie e grazie a te. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.